Sì, allora, ragazze, qual è la differenza tra queste due scarpe? Perché sono diverse. Qual è che vi permette di correre più velocemente? Noi siamo dentro a prescindere. Secondo te? Boh. Dicelo tu. Ciao ragazzi, spero tutto bene. Sto aspettando mia nipote Giulia per registrare le domande per la recensione delle Adidas SL20. Nell'attesa che arrivi Giulia, un piccolo disclaimer: mi sono messo vestito Adidas dalla testa ai piedi, ho soltanto per protesta utilizzato la maglietta del Decathlon, perché le Adidas AD0 Pro alla fine non sono disponibili sul sito Adidas, che invece ha deciso di posticipare il lancio di un mese. Comprensibile, però mercoledì Adidas ha trovato sicuramente un cliente deluso. Ora vi mostro la scarpa in tutti i dettagli. Poi faccio una piccola corsetta in giardino e infine risponderò alle domande di Giulia. Le riprese sono tutte fatte in giardino, purtroppo non ho ancora la possibilità di andare in pista. Quando ritornerò con Andrea faremo altre riprese e parleremo ancora di altre scarpe. Però raccontatevi il sottoscritto, quindi lascio la parola alla scarpa, ci vediamo. Dobbiamo fare la recensione ora delle Adidas. Belle sono. Sono bellissime, ma sì. Ma le hai già recensite? Non ho fatto ancora in tempo. Ah, va bene, allora fallo, va che vogliamo tutti i fogli. Abbiamo appena recensito le Adios 5. Cosa ne pensi delle SL20? Beh, direi che le SL20 sono una delle migliori scarpe dal miglior rapporto qualità-prezzo per un amatore evoluto. Sono in effetti molto simili agli Adios 5, però costano decisamente meno, 150 contro 120, e comunque già ora si trovano a 80 euro e quindi secondo noi Adidas ha fatto una scelta vincente e in questo caso pensiamo che questa scarpa possa davvero piacere a tutti i podisti, soprattutto a quelli che amano il marchio a tre strisce ma che comunque non vogliono spendere tantissimi soldi. E Adidas ha fatto la scarpa per tutti gli amatori pensando al nostro portafoglio. Dal punto di vista marketing, in effetti Adidas, quando aveva lanciato le Adios 2, che avevano fatto il record del mondo, poi non ha più pensato di abbassarne il prezzo, anche se effettivamente non aveva più tutte quelle funzioni, come per esempio il DSP, che invece costa comunque parecchi soldi per la fabbricazione, e in effetti sono state reintrodotte sulle Pro, che testeremo, speriamo, nelle prossime settimane. A chi sono adatte queste scarpe? A chi sono adatte? Beh, esattamente agli stessi podisti che abbiamo visto ameranno le Adios 5. Ossia chi pesa meno di 72 kg, che ama scarpe reattive e che può correre dai 3 ai 5 al chilometro e che sicuramente vuole fare allenamenti intensi. L'ammortizzazione minimale, si sente sicuramente il contatto con il terreno, le specs le mettiamo di fianco, ma sono scarpe che sicuramente possono essere utilizzate per correre molto velocemente in pista, in gara e in tutte le situazioni dove uno vuol fare velocità. Per quali distanze le utilizzeresti? Anche sulle distanze direi che vale la stessa cosa rispetto alle Adios 5.
Sono scarpe che si possono utilizzare fino ai 21 km, che vi consentono di correre medi, che vi consentono di correre ripetute, sono più larghe nell'avampiede rispetto alla Adios 5, quindi questo secondo me è un vantaggio fondamentale. Nonostante siano più alte delle sorelle maggiori, possono comunque permettervi di correre a lungo, pesano 228 grammi e secondo noi possono essere utilizzate almeno per un'ora, se non addirittura per 2 ore. Per quanto concerne la maratona sono scettico, non tanto perché non possano essere utilizzate, qualche anno fa lo sarebbero state tranquillamente, ma comunque ora la scelta dei podisti è quella di andare su scarpe più ammortizzate. Azzarderei comunque che queste scarpe possono essere utilizzate anche per le ultramaratone. Io 3 anni fa ho corso con le Nike Strike 6 per 70 km, con queste sicuramente 100 km li faccio tranquillamente. Cosa ne pensi della nuova geometria del battistrada? Per quanto concerne il battistrada, sì, è leggermente diverso rispetto alle Adios 5, alle Adios 4, alle Adios 3, ma alla fine ha comunque il torsion system che avevano gli altri modelli. Ogni anno Adidas cambia il battistrada, la geometria è molto simile, il comportamento della corsa non è molto differente, oso esagerare, ma secondo me è comunque più una questione di marketing che di realtà, perché comunque questo modello resta uno dei migliori come grip e come comportamento nella corsa sul bagnato e in situazioni difficili. Nonostante ci sia molta gomma nell'avampiede e la scarpa sia tra virgolette più alta, crediamo che comunque questo resti il miglior battistrada sul mercato e che non sia stato aumentato il peso, quindi Adidas davvero buon lavoro. E dell'intersuola Strike Lite? La domanda che mi pongono tutti è: busto Strike Lite? Alla fine francamente non vi so dire. Se da un lato mi sono ovviamente subito accorto che la nuova mescola è molto reattiva, non mi è ancora arrivato il tapis e quindi non ho potuto correre davvero forte e in pista purtroppo ci sono andato solo con le Adios 5. Ma in sintesi il Strike Lite è molto leggero, molto rimbalzante, in effetti è stato usato fin dal 2018 nell'NBA. Per me che è una corsa molto rimbalzante si nota subito e sicuramente questa scarpa vi consentirà davvero di correre molto forte. Perché è stato utilizzato al posto del Boost? Perché pesa di meno, perché è molto reattivo e non siate sorpresi che lo troverete pure nelle AD Zero Pro. Quanto credi che sia la durata? Per quanto riguarda la durata, nulla di diverso rispetto a quanto già descritto nella recensione sulla durata delle scarpe. Una scarpa intermedia dura tra i 400 e i 500 km, questa la porterete sicuramente per questa distanza e poi ovviamente potreste usarla per i lenti almeno fino a 700 km. Non ci sono particolari punti di rottura, anche perché la tomaia in Sailor Mesh è rinforzata, doppia e quindi vi consentirà di correre a lungo senza timore che si possa rompere, come invece potrebbe succedere nelle Adios 5, che peraltro finora non hanno mostrato nessun segno di usura. Se utilizzerete queste scarpe solamente per le sessioni di qualità, sicuramente vi dureranno per tutta la stagione e poi ovviamente potreste cambiarle con il modello successivo. Stesso numero, mezzo numero in più rispetto a Nike, Oka? Per quanto riguarda il numero, stesso numero, nessun problema, anche legando al fatto che l'avampiede è molto largo, non avrete nessun problema, la scarpa è comunque bloccata, il piede è bloccato e quindi secondo me non avrete problemi di calzata. Quali sono i punti di forza e di debolezza delle Adidas S4? Dal mio punto di vista ci sono 3 punti di forza di questa scarpa. Il primo è sicuramente l'avampiede. L'ho già detto prima, è una scarpa più larga e questo a me piace molto. Si riesce a correre velocemente, ma al tempo stesso la scarpa è comunque davvero molto comoda. Un secondo punto di forza è il tallone, che si presenta davvero ben bloccato, ma comunque con un interno morbido. Rispetto alle Adios 5 sento il piede perfettamente bloccato, anche perché il tallone è più alto. Questo potrebbe non piacervi, però per me è davvero un punto di forza. Infine il battistrada è perfetto. Secondo alcuni non è stata scelta la versione premium della gomma Continental, secondo me non c'è nessun problema, anche la corsa in giardino è risultata davvero fluida e i cambi di direzione sono perfetti. L'unico vero punto di debolezza è la tomaia. Sì, è stato introdotto il Sailor Mesh, tomaia morbida e traspirante, purtroppo però c'è un secondo strato, a marzo non abbiamo avuto davvero problemi, a luglio non sono così sicuro, comunque lascio a voi la scelta, per l'inverno è sicuramente una scarpa ideale. Quali altre scarpe intermedie consiglieresti? Quali altre scarpe consiglio? Beh, oggi devo farvi una confessione. Queste sono per me diventate le migliori scarpe a due del mercato. Per me la cosa che conta in una scarpa intermedia è il rapporto qualità-prezzo, anche perché sono scarpe che vengono utilizzate tutte le settimane e vengono buttate dopo qualche mese e quindi è importante avere la possibilità di utilizzare scarpe nuove. In questo caso
qualità eccellente, il prezzo molto ridotto rispetto al passato. Ora bisogna capire se le Adidas Boston 9, che dovevano essere lanciate con la maratona di Boston della settimana scorsa, possono avere un po' più di ammortizzazione e di conseguenza essere magari le scarpe preferite per il 2020. Se dovessi scegliere in questo momento un paio di scarpe alternativo, per marca Nike andrei con le Zoom Fly 3. Sono più pesanti, hanno una fibra in carbonio e un'ammortizzazione React, mi piacciono molto, ne abbiamo fatto una bellissima recensione qualche mese fa. A livello Brooks andai con le Launch 7, secondo me queste sono scarpe tuttofare che possono essere usate per tutte le stagioni e in tutte le condizioni, sono scarpe intermedie eccezionali. Per Oca sceglierei le Rincon, che abbiamo anche loro recensito qualche settimana fa. Le SL20 sono molto simili alle New Balance Tempo che abbiamo recensito qualche settimana fa, andate lì e vedete quali altre scarpe vi suggerisco. Secondo me queste tre comunque sono quelle più vicine che vi consiglio di utilizzare in questo momento. Infine, quando testerete le Adi Zero Pro? Come detto all'inizio del video, le Adi Zero Pro sono state spostate nel lancio prima al 15 maggio e adesso al 1 giugno. Vediamo se effettivamente Adidas le lancerà. Appena saranno disponibili le compreremo. 180 euro non sono tantissimi soldi per questa tipologia di scarpa. Comunque nei prossimi giorni cercheremo di spiegarvi quali sono tutte le scarpe con fibra di carbonio che vi suggeriamo e che quest'anno saranno disponibili per noi podisti amatori nella seconda parte della stagione, sperando che gli effetti del coronavirus svaniscano e che gli organizzatori riescano a trovare la quadra per scegliere il modo migliore di gareggiare, senza dover necessariamente inficiare la salute dei podisti amatori. E con questo è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, se volete mettete like, se avete domande sempre qua sotto e mi raccomando iscrivetevi al canale, nei prossimi giorni mi arriverà il tapis, quindi vi parlerò delle migliori scarpe per correre sul tapis, così come altre tantissime cose, grazie per tutti i suggerimenti che mi avete dato, spero di riuscire a pubblicare tutte le idee che in questo momento ho. Appena usciremo dal lockdown nei prossimi giorni parleremo della recensione anche del Polar Grit X. Se vi siete perso la pre-review, guardatevela in fondo del video, dove comunque vi mostreremo anche la corsa in slow motion in giardino. Ciao, alla prossima! Silvia? Questa è fluo. È più fluo, più bella. Dentro è la suola un po' diversa. Sì, è vero, qua si vede il dito. È più traspirante questa qua, è più sottile. Invece questa di meno. Poi la suola è diversa, hai detto? Sì. Questa qui è nera, qua è fluo. Sì, un po' diversa. Questa è sporca. Questa è più artistica, tipo. Vabbè, qua contorno fluo. Mm-hmm. Invece questa è nera con la scritta fluo. Allora, qual è che delle due dobbiamo comprare? È quella che costa meno. Però questa mi piace. Perché? Perché è più fluo. Perché è più fluo. È più da femmina.